sei moribondo! Pensa al lenzuolo del tuo letto sul quale hai fornicato, che presto diverrà il tuo sudario! Quando arriverà la tua ora, che sarà di te? Che sarà di te, moribondo peccatore? Che sarà di voi? Quando non sarete più nulla! Cosa accadrà di chi avrà commesso peccato con Lucrezia, la più bella donna di Firenze? La domanda non imbarazza troppo Callimaco, l'innamorato amante che non trova ostacoli. Per un povero infelice, Madonna! Tieni, e va con Dio. Ancora voi? Ma lasciatela in pace, via, via! Quella governante è peggio di un mastino. Ma se la custode delle grazie di Lucrezia è un mastino, Callimaco non scherza. È come un segugio che non molla la preda, la insegue, la bracca, la vuole. Scusateci, avevamo dimenticato di dirvi però che Lucrezia ha anche un marito, geloso custode delle grazie palesi e di quelle nascoste di sua moglie. La Mandragola è appunto il racconto delle pene di un povero marito anziano che vuole un figlio dalla moglie giovane e bella, costi quel che costi. Niente è meglio del sasso caldo. Non c'è niente di meglio che l'olio di Lucca. Ma a furia di tentativi di ogni genere, alla ricerca della soluzione di un problema insolubile, anche la moglie si scaltrisce. Il figliuolo sarebbe sempre nostro, no? Lucrezia! Ed allora al marito non resta che una unica logica soluzione. Maestro Callimaco, vi presento mia moglie, Lucrezia. Lucrezia, ti presento maestro Callimaco. Anche per Fra Timoteo la soluzione del grave problema non è così semplice come può sembrare a prima vista. Perché la volontà che pecca, non il corpo, è la causa del peccato e di dispiacere il marito, ma voi figliuola gli compiacete. Pigliandole piacere si pecca. Oltre questo bisogna guardare al fine delle cose, e il vostro fine è quello di riempire una sedia in paradiso, fare un figlio e contentare vostro marito. Dice la Bibbia. E le figliuole di Lot. Però quel che fecero le figliuole di Lot e quel che fece Lucrezia, lasciatevelo raccontare dalla Mandragola, il film che propone la soluzione più impensata per il marito. Santo cielo, quanti minchioni ci sono a questa volta. E in mezzo alle due corna ci starete voi, messer Nietzsche. Sì, sì, il marito è veramente dibattuto fra i due corni del dilemma. Far bere o non far bere a Lucrezia la Mandragola. Quel che realmente è accaduto lo potrete sapere dalla bella Lucrezia, dall'ostinato Callimaco, da messer Nietzsche, notaro in Firenze, da Sostrada, madre e suocera, da Fra Timoteo, sant'uomo pratico e avveduto, e da Ligurio, l'impareggiabile ruffiano. Siete il meglio di quanto esista in Firenze, in Toscana, in terraferma, in tutta la cristianità. Cuore mio, ti voglio baciare. Ancora? E sempre.